Io ora provo ad andare un pelino avanti scoperta mentre te fai il boss. Sì, vai, vai, vai. No, ma vai, Enrico, vediamo. Io spero di farcela in questo momento. Cioè, io in questo momento devo farcela perché ho 6 colpi di. Boh, qua ho cliccato per sbaglio una porta. Vediamo che succede. Abbastanza inquietante, però con un salvataggio, quindi ci sta. Evidentemente qualcuno era di fretta. Ehi là! Raga, però queste telecamere mi hanno scassato la minchia. Non la caraffa. Ok. Non ci sono gravi motivi di preoccuparsi, ma ho rinchiuso le mie piccole in una capsula speciale. Purtroppo non posso tenerle con me, potrebbe essere pericoloso. Le nasconderò in quel posto. Se vuoi nascondere una foglia, lasciala in una foresta. Per aprire la capsula è necessario utilizzare il decolorante. Giustamente, così poi puoi farle biondo platino. E non c'è pericolo che gli uomini di Spencer riescano a capire come riuscirvi. Ok. Questo qua tra poco si alza. Ma forse no, gli passo attraverso. Quasi può usare di nuovo I il laboratori sono proprio classici alla Resident Evil, tutti bianchi, rampino. No, immagino. stai calmo. Per ora sono delle stanze normali. Incredibile, salvo qua così non mi devo rifare tutta la strada indietro per prendermi queste armi. Succede Sì, qua? Cosa c'è anche qua? se do un salvataggio, ma Un almeno. ascensore semplice per il trasporto degli oggetti. E quando mai? Mi era un oggetto alla sala operatoria? No, stai sereno. Qua ritornano le meccaniche del treno. Ah sì? Esatto. E niente, Gina, stai qua. Ho sbagliato tasto. You stay here. Ok. No, contrario. Sono io che c'ho il rampinoz. Sono io che c'ho il rampinoz. Quindi il rapido serve più a livello bestiale. Qua sono la seconda volta lo uso. Come minimo morirò male. Andare. Ok, questo sembra già più laboratorio dell'altro. Sentivo dei rumori. Cosa ho visto? Diario del direttore del laboratorio. Ma sì, però li devi prendere questi colpi, eh. Boh. Oggi, per ordine del direttore Marcus, ho dovuto cambiare il codice di accesso alla piattaforma. Più tardi gli ho chiesto quale fosse la fonte del nuovo codice d'accesso. Mi ha risposto che si basa su qualcosa di particolarmente significativo nella crescita dei suoi figli. Ma il direttore è un tipo solitario, non è sposato e sono sicuro che non ha figli. Raga, intendeva le sanguisughe, dai. Qui c'è un computer, non si accende. Pazzesco. Organi. Kerosenez. Qua? Teppesterina! Eh sì. Volevi. No. Questo è un problema. Un problema grave. Ok. Questo è un problema grave, non posso tornare di sotto? Questo è un problema di merda. Allora lì in basso puoi scorgere una scalinata, mi trovo pericoloso. Però raga, io adesso come faccio? Ah, dammi sta mappa, partiamo da questo presupposto. Lo so. Lì in fondo probabilmente c'è l'ascensore. Però io non ho maniera di ammazzare questo qua adesso. Cazzo. Qua cos'è? Ah no, è qua l'ascensore. C'è un pulsante. Prendi il pulsante. No! Ripremilo!
Resident Evil. Ah, lei è sicuro. Fatto una stronzata, non era la premere sul pulsante. No, pre... ah, vero, ma... Beppe è un incubo sta parte, un incubo. Sì. Poi penso che siamo equipaggiati senza cure, senza un cazzo. È un incubo. Perché qua non è tanto le armi, è che siamo senza cura. Cioè, dopo un boss come questo... Allora, attenzione, qua c'è un'altra tanica, qua c'è un'erba verde! E adesso tanta giustamente... Roba. Sì, ho capito, ma adesso l'erba rossa chi ce l'ha? C'era quell'altra bastarda! Che non mi l'erba può raggiungere, che non mi può raggiungere. Chiusa. Tutto storto, tutto storto. Qua vedo un treno. Attenzione. Però raga, è un problema serio, Minchia, non riesci a mirare, ma è piccio, Orca troia, quanto è piccio. Perché io senza l'erba rossa di quell'erba verde non me ne faccio una minchia. Siamo calmi, dove siamo qua? Siamo... Posto nuovo. Questi si rialzano tutti. Mi avete spaccato proprio il cazzo. Dove miri? Dove miri? No. Porca te, mi sta facendo incazzare. Ma le Molotov. Ma le Molotov ce le ha tutte lei. Pa Cristo, madonna, non mira di merda. Aspetta. Nella stanza prima c'erano. Allora, siamo calmi. Equipaggio. Raga. Sì, la vedo la tua testa di cazzo che si muove, lo sai? Perché... Tutti i colpi ho sprecato. Puttana Eva! Perché poi lui vola, giustamente, sai, sta fermo. Cioè, tutti i colpi del Cristo, scusate. Sprecato... Una Molotov, mi sa. Ma eppure, lo vedi? E allora mi prendete per il culo. E questa è la verità. Questo gioco mi piglia per il culo. Raga. Non avessi le armi, le armi ce l'ho per ammazzarlo, tu? Sto gran bastardo. No, tu sei finto. Gioco del cazzo. Devo ricarico. No, raga, stiamo calmi perché l'ho visto il foglio. Ce la facciamo. Dati sulla crescita delle sanguisughe, 3 febbraio 78. Virus T somministrato a 4 in rosso sanguisughe. Istinto di sopravvivenza le conduce ad un primo stadio di parassitismo e aggressività. In seguito si riproducono e moltiplicano. Tale tenacia biologica ne fa esemplari perfetti per la ricerca nell'ambito delle armi biorganiche. In seguito non sono stati osservati cambiamenti di rilievo. 10 febbraio 78. 7 giorni dopo la somministrazione del virus T, rapida il crescita, virus. Esatto, raddoppiamento delle dimensioni, evidenti segni di mutazione in atto. Riproduzione prolifica, nel giro di un'ora il loro numero raddoppia, quindi 4-8. Ma un appetito insaziabile le costringe al cannibalismo. È stata aumentata repentinamente la quantità di cibo fornito, ma 2 esemplari sono andati persi, 4-8-2. 7 marzo 78. E cazzo, mi avete rotto la minchia. 7 marzo 78, ma a parte che... No, aspetta. Perché qua c'è un'altra roba. Fornite eschi viventi, ma la perdita della metà in blu. Gli esemplari a seguito sono tentativi di difesa delle esche. Tuttavia, le sanguisude apprendono rapidamente e cominciano a sviluppare metodi di attacco collettivo. Stanno inoltre abbandonando il cannibalismo, la loro evoluzione sta superando di gran lunga l'attesa. Metà e metà di due, quindi uno. Le sanguisughe non mostrano più alcun segno di comportamento individuale anche quando si stanno nutrendo, si muovono in gruppo. Divorano qualsiasi cosa venga loro offerta con un'efficienza bestiale. 30 aprile 78. Beppe, però devi star sereno, perché sennò non ce la farai mai.
Un dipendente ha scoperto per caso i miei esperimenti. Potrebbe essere un umano a rappresentare una fonte di alimentazione? Come reagirebbero i sanguisughi? Dato impasto, raga. Un giorno da ricordare, oggi mi hanno imitato per la prima volta. Devono aver riconosciuto il loro papà. Splendide creature. Quindi 4-8-2-1? Tutti i colpi sprecati, ricarico. Keep out. Però Beppe, non è così difficile, cazzo. Mi mira le colonne, mi mira Gesù Cristo, non riesco a... Le armi ce le ho, ma non riesco a colpirlo. Adesso un dispositivo per pompare gas nella stanza. Sto cercando un modo per cercare di colpirlo sempre, perché in realtà le armi ce le ho Raga, il per dispositivo è vuoto. Il dispositivo è vuoto. Quindi è un problema. Ah, lì c'è un'altra porta. Attenzione. Attenzione. Te però devi finire di muoverti, ciccio. trovo un modo per colpirlo subito, cioè senza... Aspetta, non posso speccare che Oh, ti sento. Testa. Aspetta, aspetta, ne sta sereni ragazzi. Questa è un'ottima notizia perché vuol dire che il montacarichi non è in quella stanza del cazzo dove c'è il Cristo verde, bensì qui. Bensì qui. T'ho beccata, troia! Devi scappare, devi scappare. No, ricarica, esci. Perché ho come l'impressione che così questa Molotov sia stata sprecata? Allora. Zero. E vabbè, ma mi hai rotto il cazzo! Non ci posso credere, Che è successo? Beppe. E sono morto, che è successo? Raga, stai per entrare in un mondo in cui regna il porco. Quei cazzi verdi, con che arma li facevamo fuori? I cazzi Non mi verdi. ricordo se era il fucile a pompa o il lanciagranate. Ah sì? Grazie Beppe per il tuo contributo. Non stavo ragionando, i cazzi verdi, che poi cazzi verdi. Quali sono già, Eric? Raga. C'erano i ragni che non sono i ragni, le Beppe, i cosi scimmie, non verdi, le sono piante, come cazzo te li dico? Una roba verde abbiamo incontrato, cazzo. le scimmie. Ma io potrei averla vista anche in un altro modo. Vabbè. Questo. Forse... Ah, ho capito. No, mi pare che con il fucile a pompa li avevamo seccati quelli. Se non mi Perché a questo punto sbaglio. io necessito andare a recuperarmi un'arma. Che arma io vado a recuperare? Calcolando che tra l'altro c'ho il rampino in mezzo ai coglioni. Plim plom, popo porco de plim plom. La grande musica di salvataggio. Dai, ma io ti ammazzo. Cos'hai? Prendi sta cazzo di... Niente, non vuole prendere le pistole, le munizioni da per terra. Va tutta dall'altra parte. Comandi di merda. Per tutti questi problemi che stai avendo stasera? Ah, non posso portarti oggetti per quello. Picciu di merda. Era qua Giovanni... che il tizio mi spaccava la minchia, mi sembra di sì. Devo trovare la Sì. serba verde, dai, dai. Allora. Risalgo. Ma figlio di troia!
Ma raga, è vivo. No, raga, sto morendo di nuovo. Cinque colpi di lanciagranate. Non va giù. No, raga. Non va giù. E devo rifare tutto. No, ma ti ricordi qual era il problema di questi qua? Che non si possono ammazzare da soli. Te lo ricordi? Dobbiamo essere in due, sono un coglione. Il problema è proprio quello. Inutile che mi bardo qua. Dobbiamo essere in due, raga. Porco di... E fino a qui ci siamo. Poi... Non bisogna aprire quel pulsante di merda, adesso se mi faccio furbo. Collezione di esemplari di sanguisughe. Premere, sì, premi. Una delle capsule brilla. Capsula sanguisuga, sì. Raga, corri, lì c'era una bottiglia, ma vabbè. No, la mappa non ho preso, porco maledetto. Il mio amico di Gesù. Sì. Va bene, fino a qui ci siamo arrivati. Poi, qua era chiuso. Poi qua io a questo punto, avendo il contenitore, posso fare, mi sa, l'affare del gas, che è quella porta lì, esatto. Posso fare l'affare del gas. Qua posso farmi anche delle molotov, se no, non ho lo spazio, ma manco per il cazzo. Va bene, basta sapere. Non c'è problema. Ah, qua c'è l'erba verde da dare a mia sorella lì. Però devo ancora incontrare. Esatto. Stiamo calmi. Facciamo una cosa per volta. Perché devo ancora trovare il. Come si chiama? L'ascensore. Io l'ho evitato e non mi sono fatto toccare. Ho preso la capsula, idem, ho preso idem. La mappa. Bravo, bravo. Perfetto. Boh. Poi io arrivo qua. Ora. Non premo il pulsante. Bravo. Qua è chiusa. Qua c'è l'erba verde, mi sa, ma la lascio lì forse. Perché? Esamina. Non c'è modo di aprire il coperchio. Sono girato materiale speciale. No, davvero non lo devo ficcare qua e ho fatto sta cosa per niente. Dai, va, dir cazzate. Cazzo. Boh, sono praticamente dove sei tu, penso, nel laboratorio. Si è messo con le cose di sanguisuga. Gas. È vuoto. Niente, quindi questa sanguisuga della minchia non va messa qua. E quindi torno indietro. Però sembra di essere una sostanza chimica. Metterlo nell'apparecchio per mescolare. Dove? Che apparecchio per mescolare? Allora, fondamentalmente... Ma lo devi dare a Rebecca? Esatto. È Rebecca che ha... Bestia. Allora, senti, così. Senti, abbandona sto rampino della minchia. Fondamentalmente, dove c'è la stanza piena di gas... Sì. No, ma io lo prendo. Aspetta, Peppe. Quindi vuoi dire che sono venuto qua con la persona sbagliata? E vogliamo dire che ce n'era uno... Ce n'era uno nella casa che non abbiamo preso. Però io devo capire... Abbiamo un problema. Mi aiuti a capire dove cazzo era sto montacarichi che non lo trovo più. Io con lui l'avevo trovato. Ah, il montacarichi? È nelle porta. Aspetta. Che cazzo? È una di quelle tre porte senza premere il pulsante. Era qua dentro. Minchia, se ti allontani troppo zombie, lui muore. Raga. Qua dentro c'erano i zombie. Il problema è questo. Se a un certo punto muore là dentro quella camera, perché esatto, c'è quello zombie, allora, che si alza. Fermo. Il problema è questo. Io sono morto. Perché? Lì dentro ci sono gli zombie. Solo che non gli puoi sparare. Perché non gli puoi sparare? Cosa dici?
Cioè, sì, ci puoi sparare dopo che appare, ma lui è seduto per terra, gli passi attraverso, gli fa un cazzo. Ma di che cazzo stai parlando, Beppe? Dello zombie che c'è dentro, a chi lasci dentro la stanza col montacarichi, sei, non col montacarichi, la stanza che ha l'ascensore da mandare su e giù le robe. Sei dentro Però il montacarichi. porco Dio, ma capisci che io non posso fare niente? C'è No. l'animazione, e sono troppo veloci loro, l'animazione per lanciare la Molotov è troppo lenta. Io non posso fare un cazzo, muoio. Un bel bordello sta parte, eh? Bel, veramente un bel Ma bordello. adesso sai che ti dico? Facciamo pure il contrario. Facciamo pure il contrario, perché mi sto rompendo la minchia, magari così funziona. Allora, scambio. Allora, fino a qui ci siamo. Non mi ha di nuovo toccato. Fino a qui ci Ciò, siamo. sono salvo Poi qua. me ne vado qua. Abbandono. Ah no, vabbè. Non apro un cazzo. Allora. Tu mi dici miscelare. Esamina. Ma che cazzo dici, Peppe? No, è vicino al dove c'è la porta col gas. Lì c'è un barattolone, un cilindro, dai, quei cilindri del cazzo. E niente, lì la rosta, però è pure che nella villa ci si è dimenticata una. Sperando che non serva. Sto gioco, figurati. Ma non sto capendo, io ti giuro che non sto capendo cosa dici. Tu l'hai preso quel. Adesso tu sei andato nella porta in cui c'è quel gas di merda, quel gas verde. Vicino a quella porta lì, che tanto non puoi entrare, c'è un cilindro. Se tu ci vai con lei, ti fa prendere un gas rosso. Raga, una bombola, porco di un cilindro. Una bomba, una bomba. Se tu vai lì. Allora, e se io quella roba lì la mescolassi con la sanguisuga, me lo fa fare? Voglio provare a vedere se posso mettere il rampino nel coso. Allora, siamo calmi. Guarda che vado, me lo rifaccio una quindicesima volta, tanto oramai, voglio dire. Si è messo la biblioteca, inviare un oggetto alla biblioteca, sì. Porco Dio, il rampino è troppo grande. Io entro qua, mi giro, piglio subito l'erba rossa dentro l'ascensore. Esco, la miscelo. Ah, bravo, c'è un'erba rossa dentro l'ascensore. Questo è buono sapersi. No, me la sono mandata io, c'è un'erba rossa. Capisci? Ah, te la sei mandata tu, ce l'avevi tu. Ah, ok. Stavo subito dicendo dove cazzo l'hai trovata, che qua non c'è un cazzo. Ok, l'hai trovata tu. Allora, raga, di nuovo, dovete morire. Io quei zombie lì li ho ammazzati tutti. Ammazzati completamente tutti, infatti posso andare Ma io la avanti e prima volta indietro. sono morto perché lui ci mette a lanciare una Molotov 20 anni. Mi sono dato il di pistola, ecco il blocco. Cioè, capisci che tu non puoi metterci davvero. Ci mette più lui a lanciare una cazzo di molotov. Poi lui dice: lui è più forte. Il cazzo. Talmente lento che nel tempo ammazzano. Nel frattempo lancio una molotov della minchia. Ma qua cosa cazzo sta succedendo, raga? Che roba c'è qua? Il tavolo operatore è stato ribaltato. Ok, qua c'è una cura. Un'altra. Sì, quindi io direi che adesso miscelo l'erba, o se non l'ho già miscelata, la mando a lui, così lui si cura. Esatto. Allora faccio anch'io. Così lui si cura. Inviare un oggetto, sì. Usa. Così siamo di nuovo tutti e due su ok. E questo ci piace. E ti dirò di più. Gino. Salva pure di nuovo. Quanti abbiamo qua? Tre. La voglia. A Per voglia. carità, uoghia. Adesso io lei ce l'ho su, ok. Adesso l'altra erba verde che troverò, che mi hai detto tu, la do a lui e dovremmo ritornare abbastanza a posto, in teoria. Anche se lui rimane su attenzione.
è un maschio, e quindi allora se è un maschio, raga, si risiede di più al dolore, raga. Io, allora, madonna, dovrebbero bannarti da tutte le piattaforme. Allora, dammi questa cura. Allora, siamo qua, qua c'è un altro cilindro. Sì, diciamo che non è la cosa peggiore che hai detto, ecco. Esatto. Allora, stiamo, chiudiamo quel discorso perché si entra in aree pericolose. Allora, rapporto dell'investigatore. Dottor Marcus, cofondatore con il presidente Spencer dell'Umbrella Corporation, scomparso 10 anni fa. I risultati delle sue ricerche sono stati mantenuti segreti per tutto questo tempo. I motivi ci sono apparsi evidenti qui al centro di testamento diretto dal dottor Marcus. Beh, non proprio qui, più che altro nei sotterranei. Una volta avventuratici nel sottosuolo, tutto ci è parso più chiaro. Vi abbiamo trovato le prove delle ricerche condotte dal dottor Marcus sul prototipo del virus T, chiamato progenitore. Le prove di anni e anni di orribili esperimenti condotti sui dipendenti della società trasformati in vere e proprie cavie. Non sappiamo con esattezza il numero di individui costretti a partecipare agli esperimenti, ma secondo i nostri calcoli i soggetti coinvolti dovrebbero essere almeno 20. Alcuni di loro eliminati appositamente per custodire l'atroce segreto della società, va bene. Non so dove si trovi il dottore in questo momento, ma considerando la recente e rapida crescita dell'Umbrella Corporation, non posso fare a meno di credere che le sue ricerche stiano continuando. Già, le sue creature sono ancora in vita e continuano a crescere nell'ombra. Quelle cose, il frutto delle sue ricerche, infestano l'istituto. Le pagine restanti sono assenti. Sono illeggibili. Allora, c'è una specie di cosa misteriosa sul tavolo. Io non mi farei domande. Qua c'è un altro cilindro, come dici te. Metti nell'apparecchio per mescolare. Aggiungi la sostanza chimica, raga. La sostanza verde sono state mescolate per ottenere un decolorante. Il decolorante, non mi ricordo se serviva per la sanguisuga. Qua cos'è sta porta? Ta-ta-ta. La porta è decorata con un busto di Marcus. C'è un foro alla base riservato per il cazzo. Io andrei... esatto, mi pare che il decolorante vada mischiato con la sanguisuga. Ho questo ricordo qua. Quindi praticamente lui era assolutamente la persona sbagliata con cui andare su. Vedi, c'è il gioco ti punisce pure, eh? Mandi prima il maschio, brutto picciu. Questo è quello che succede. Perché se con lui a questo punto ci potevamo mescolare il cazzo, cioè rimanevamo, rimanevamo bloccati. Va bene. Io l'ho fatto solo perché lui era mezzo morto e lei era meglio messa meglio, solo per quello. Allora, no, c'è una porta qua con una statua. No, devi stare fermo, non si può fare niente con la porta lì, l'ho letta prima. Bisogna il decolorante, io mi ricordo che serviva, non mi ricordo perché, ma io adesso me lo vado a cercare. Era rapporto di Marcus 2. No, sì. Per aprire la capsula è necessario utilizzare il decolorante. Okay, quindi. Visto? Quindi, piglia questo decolorante, usa. La madre, combiniamo. Combina con la capsula. Aperta. Abbiamo questa una sanguisuga? Sembra... Esamina. Raga, abbiamo una sanguisuga. Una scultura blu a forma di sanguisuga. Questa qui dobbiamo metterla nella porta, perché ha proprio quell'incisione lì. Quella porta che dicevi non si può aprire. Andiamo. Dice, non è che vi stesse usando la chiave sbagliata. Un attimo, la esamino un attimo meglio, vediamo. Ma la forma è quella, ragazzi. Non succede nulla, forse è stata che è sbagliata. C'è un pulsante, sembrerebbe lì. Aspetta. Non è un pulsante. Sai cosa temo? Cosa? Che bisogna schiacciare il pulsante. E che questa chiave qua la bisogna dare a lui e serva a lui di sotto. E poi lui trovi la chiave da darci qui sopra. Perché vediamo. Perché diversamente non me lo spiego. Sfidiamo da lui. Abbandona Ink Ribbon. Ok. Una salvata, sai che la voglio dare? Non so. Cosa ci fa qua un cristiano morto? Oh madonna, vuol dire che qua si è alzato uno e lui l'ha ammazzato, sì, da solo. Allora, perché prima ti dicevo quello? Perché sono morto due volte, perché io non avevo equipaggiato a lui un cazzo. Io avevo capito che stavi parlando di un altro, sai. E io continuavo a darmi game over perché lui veniva sbranato da questo. Fin quando poi mi sono fatto furbo
Vabbè, lui ha fatto tutto da solo senza perdere vita, quindi sono contento. Vabbè, interessante. Però era adesso... quello seduto lì, vabbè. La cosa preoccupante è un'altra. Cosa preoccupante, dobbiamo schiacciare quel pulsante del cazzo. Ah sì, con lei e farlo passare fondamentalmente. Eh già. Ah sì, perché forse... e nessuno... salvato. Però fermo. Con lui possiamo andarci a occhio. Con lui è vero che le armi non le possiamo mandare a lei. Però con lui possiamo andarci a prendere. Per usarle lui. Questo sì. Sì, esatto. Questo sì, quindi io gli mando giù le munizioni del fucile e vediamo che succede. Poi se riesco a superarlo il tizio lo supero volentieri, perché non vorrei che tanto se la maniera di proseguire da qua alla villa non ci facciamo più un cazzo, quindi la roba che ci serve conviene fare un paio di giri e portarla qua, capito? Sì. Solo che io torno alla villa, cioè ho ammazzato un po' di scimmie, però mi sa che una... Due scimmie c'erano, cosa vuol dire? Quattro ce ne sono. E cinque. Due sul terrazzo e due nella stanza quando scendi la scala Pioli. Ma perché devi scendere una scala Pioli? Ma che dici? Mi pare di sì. Ma di che scala Pioli parli? Devi scendere sulla scala Pioli? Dall'altro. Ma che cazzo dici? Non è vero. Dove minchia sei passato per andare a sto altro? Ma dove cazzo sono passato io, porca troia, vabbè. Ora, secondo te... Vabbè, abbiamo fatto il salvataggio, si può fare la prova tendenzialmente. Sì. No, io da capire che cazzo di arma mi porto. Proviamo ad evitare, proviamo prima così. Sì. Allora, tanto io morto. Mi porto. Tanto per me appena mettiamo soggeggio nella porta, passiamo e lui non passa e poi vai a fanculo. Vediamo. C'è un pulsante. Aspetta, pulsante, aspetta. È calmo. Sì, sì, è proprio un piccio. Ce l'ho davanti. Allora, come posso evitarlo? Allora. Aspetta, io l'ho evitato, però dove vado da qua? Perché ho una porta rossa davanti e una porta rossa a sinistra. Sono andato. Allora, c'è un dispositivo per inserire la combinazione, non lo inserire, non ce l'abbiamo. Allora vai di qua. Interessante erba, che erba. Ci sono delle erbe. Ah, metti su sigillo. Raga, vai. Ok, queste erbe mi rincuorano. Però le lasciamo lì. Ok, sono in una stanza. In una stanza qua che c'è il ritratto della... Com'è che si chiamava quella lì? Attenzione. Orca troia, uno studia arte. Che fa fuori il tizio dopo che... Porca madonna, non mi verrà mai più in mente. Questo solo perché lo voglio sapere, non mi verrà mai più in mente. Vabbè. Non è una donna, cazzo, raga, era cosa? Dio, vabbè. Comunque, sono qua in un acquario, strani oggetti galleggiano. Oggetti? Vabbè. C'è una cosa che luccica dietro sono di noi. Sono delle parabellums. Dammi ste parabellums. Va bene. È interessante il parabello. Niente, però in realtà... Vedete che si luccica qua? Bobina d'entrata? Ok, dobbiamo andare... Aspetta, dobbiamo andare, c'è qualcos'altro qui. Una foto. C'è scritto qualcosa sul retro. Guarda che quello lì in alto a destra è cose, Sephiroth. Ah, James, come ricordo della cerimonia di laurea 1939, un po' d'anni fa. Minchia, James, come ricorda 1939, qua ce n'è un altro. Niente, mi hai mezzo rovinato il video, non si è capito un cazzo. Comunque,